The New Stories. La tua informazione libera. Due giovani ragazze, Patrizia Cormos e Bianca Doros, sono state travolte dalla piena del fiume Natisone, ingrossato dalle abbondanti piogge delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Patrizia, di 20 anni, e Bianca, di 23, erano in compagnia del fidanzato di Bianca, un giovane di 25 anni originario della Romania ma residente in Austria. Il ragazzo era in Italia per una breve visita ai genitori della fidanzata. Le ricerche dei tre giovani, visti per l'ultima volta mentre si abbracciavano nel tentativo di resistere alla forza della corrente, sono riprese questa mattina, 1 giugno. Durante la notte, i vigili del fuoco hanno mantenuto un presidio nel campo base di Premariaco. Grazie alle condizioni meteo migliorate, dalla mattina sono in azione anche i droni della Protezione Civile. Purtroppo, a quasi 20 ore dalla scomparsa, le speranze di trovare i dispersi ancora vivi si sono drasticamente ridotte. I tre giovani si trovavano nei pressi del Natisone per trascorrere insieme qualche ora di svago. Patrizia, originaria di Campoformido, Udine, aveva sostenuto quella mattina un esame all'Accademia di Belle Arti. Dopo l'esame, intorno a mezzogiorno, aveva incontrato i due amici venuti a trovarla. La madre di Patrizia ha raccontato al Messaggero Veneto: «Avevo suggerito a mia figlia di non andare perché era stanca. La sera prima era anche andata a lavorare. Ma poi lei mi aveva detto: "Non arrabbiarti, lasciami andare". E alla fine così avevo fatto». Nel primo pomeriggio di ieri, un passante ha dato l'allarme dopo aver sentito le urla provenire dal ponte romano a Premariaco, meno di 15 km da Udine. Quella è stata l'inizio di una sequenza angosciante: la chiamata ai vigili del fuoco, le rassicurazioni ai ragazzi che tentavano di resistere alla forza dell'acqua e un gruppo di persone che filmava con il telefonino mentre il livello del fiume saliva. Nel frattempo, i tre giovani, stretti in un abbraccio disperato, cercavano di contrastare la forza dell'acqua. I vigili del fuoco hanno tentato di salvarli allungando una scala sopra il fiume e lanciando alcune funi. Purtroppo i ragazzi non sono riusciti ad afferrarle e la corrente li ha trascinati via. Da quel momento le ricerche sono proseguite senza sosta nella speranza di riportare i tre giovani a casa vivi. Questa mattina i soccorritori hanno intercettato il segnale di uno dei cellulari dei ragazzi dispersi, concentrando le ricerche in quella specifica zona, anche se non è certo che lo smartphone sia rimasto con il suo proprietario. Questo rappresenta comunque un elemento importante per i soccorritori lungo il corso del torrente. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.